Web TV, la prima web TV dei talenti dello sport e di molto altro, il tutto in on demand. Nova Web TV, quando, dove e come vuoi, da tutti i dispositivi smartphone, PC, tablet e smart TV. Film, serie TV, documentari, sport, cartoni animati, videoclip con forma di cucina, yoga, sport estremi, eventi dal territorio, talk show, talent contest ed intrattenimento. Ci puoi trovare su Google scrivendo Nova Web TV. Siamo il primo risultato della ricerca. Basta iscriversi e puoi guardarci gratuitamente. Nova Web TV. Ti aspettiamo. Quante domande ti quando, dove e come vuoi, da tutti i dispositivi smartphone, PC. Entra in un locale che fa musica d'autore. C'è una bionda Donatella, canta come la rettore. Lancio birre e patatine, scappo da quel copiaticcio. Proprio accanto fanno Vasco, come sempre un po' ticcio. Canta coca, beve cola, ma non regge manco quella. Moro più di un farmacista, sembro quasi Max Gazzella. Mi rifugio in un pub, dove fanno i super Trump. Mascherati da Obama, Jimmy Carter, Forrest Gump. Qua mi viene nostalgia, francamente un po' canaglia, di Romina che al bagno il Carrisi poi si sbaglia. Effettivamente sono uguali, sono proprio pusputati, non gli do manco un minuto, me li sono liquidati. Mi domando, dove sono novità e fantasia, succubi dell'eutanasia, che uccide nuovi stili, a cui troppi sono ostili. Già, odio le cover band, in effetti, più ancora le tribal band. Non capisco che ci trova questo gregge che io sanno. C'è qualcosa che l'inganna per pagarci quel biglietto. Ho una crisi di rigetto, mi si lacera la bile a vedere questa gente senza stile. Meglio assistere ai concerti degli originali, che essendo ancora vivi si strofinano i genitali. Provo ad ascoltare certa musica Spotify, ma il clone di Fiacchini mi azzera la wifi. Me ne torno in FM come prima di internet, quando ancora Lucio Dalla non faceva cabaret e riempiva Piazza Grande perché era inimitato, non come questo tizio molto giovane e sbarbato. Mamma mia, ne ho abbastanza di lies e mini vaganti che si credono intonate solo perché somiglianti. E quell'altro che liga il bue dove il padrone vuole, ripete certe notti ogni giorno e poi mi duole constatare che Freddie Mercury danno sempre febbre alta quando portano i Queen con le draghe alla ribalta. Che sollievo sentirà Mannoia alla Fiorella, cui nessuno fa tributi e nemmeno Ornella Muti. Già, odio le cover band, più ancora le tribal band. Non capisco che ci trova questo gregge che li osanna. C'è qualcosa che li inganna per pagarci quel biglietto. Ho una crisi di rigetto, mi si lacera la bile a vedere questa gente senza stile. Già, odio le cover band, in effetti più ancora le tribal band. Non capisco che ci trova questo gregge che li osanna. C'è qualcosa che li inganna per pagarci quel biglietto. Ho una crisi di rigetto, mi si lacera la bile a vedere questa gente senza stile. Meglio assistere ai concerti degli originali, che essendo ancora vivi si strofinano i genitali.
Ecco, stavo dicendo, scusate, ma quando le persone ti chiamano alle 8:30 puntuali per darti gli auguri, non è passato puntuali appena inizia la diretta, sembra molto opposto. Comunque, ho approfittato intanto per mettervi già la canzone di sera, perché essendo fine che Natale e Capodanno, le cover band in questo momento sono tante e quindi immagino che avete una canzone un po' divertente sul tema. Io volevo proporvi delle ricettine per quanto riguarda l'antipasto di Capodanno. Però prima delle ricettine voglio dirvi che stasera sono sola perché se non si sente bene. E non se la sentite in diretta, perché non se la sente, quindi oggi avete solamente me. Spero che vada bene. Degli antipastini pensavo di partire con dei muffin salati al limone. Quindi prende due zuppieri, in uno metterci gli elementi solidi, cioè farina, parmigiano, lievito, pepe, e vi consiglio farina e lievito di stracciarli, così magari si evitano i rumi successivamente, e nell'altra metterci ingredienti liquidi, quali uova, latte e olio. Versare i liquidi nei solidi, i soli, e amalgamare con la frusta. Aggiungi la scorza del limone ed amalgamare anch'essa. Mi raccomando, scorso mentre la parte gialla e non la parte bianca perché è amara. Imburrate e farinate una teglia per maffi e versateci l'impasto per riempendolo più o meno per i 2/3 della loro capacità, infornare i muffin a forno preriscaldato a 180 gradi per un quarto d'ora 20 minuti, poi sfornate e lasciate raffreddare prima di sfornarli, perché come tutte le cose che vanno in forno e prendono una certa forma, da bollenti, da caldi, sono troppo fragili. E quindi è meglio lasciarli intiepidire. Per conservarli, tenerli in frigo nei sacchetti trasparenti, quelli che in genere uno mette la carne anche al soggiatore, e chiusi o col nodo o ancora meglio con l'accettino, perché non prendono aria, perché senza aria si induriscono. E quindi infatti il giorno dopo personalmente li trovi buoni, perché il sapore è più, prende un, sono più saporiti. E questi vanno benissimo se per esempio ce li vuoi un po', quindi puoi aprirli a metà, vuoi un po', puoi tagliarli un pochino la parte sopra, metterselo in un po' e rimetterci la parte sopra come se fosse un coperchio. Ci sono tanti modi divertenti per presentarlo e offrirlo a Capodanno, che uno oltre al divertimento per una cosa bellina c'è anche il divertimento su come offrirla, e che non mi dispiace. Non mi dicevo, poi sono altre due ricette sempre in antipasti, perché a Capodanno almeno, come ho fatto io da un po' di anni, faccio gli antipastini e poi se li a mezzanotte con cotechino e lenticchie, se mangiamo a cena il cotechino entra poco. Allora, a quel punto preferisco fare tanti antipastini
un tipo per cena, per il cenone, e fare dopo mezzanotte con un codino di lenticchie, un codino come si deve, quindi due o tre fette a testa con le lenticchie, portano soldi, quindi lenticchie, una sozzarina e uva. Sono le tre cose che si dice almeno nei parti che portano soldi. Non si sa mai, però uno non ci crede. Ma se fosse molto buona, perché no? Per quanto riguarda gli appuntamenti, appuntamenti, c'è un appuntamento entro la Befana, perché ci sarà la puntata di Libri sotto l'albero, e tra Natale, tra Capodanno e la Befana ci sarà il mio. Ora dirvi di preciso che giorno sia non lo so, non lo so ancora, perlomeno, perché avendo scritto il libro quest'anno, non dico sono tra le ultime arrivate, ma comunque chiaramente qui vanno chiamato, hanno preferito quelli che scrivono il libro ogni anno, e poi sono andati sulle novità. Novità quest'anno, che l'anno prossimo non è più novità, perché c'è una mezza idea di un altro libro, e quindi spero l'anno prossimo di essere più novità. Per quanto riguarda altri eventi, ne avrò uno a gennaio, tra gennaio e febbraio. Dovrebbe essere un evento bellino, culinario, che appena creiamo qualcosa, ve lo dico, però non dovremmo crearlo, penso, prima di San Valentino. Almeno dovrebbe finire prima di San Valentino, perché essendo un evento culinario ma divertente, vorremmo, penso, almeno non andare i mercoledì delle ceneri e venerdì santi, perlomeno. Poi non so come ci organizzeremo, perché dipende l'evento, dipende quante puntate facciamo questo evento, dipende che anche se voi venite a quando vi racconterò, magari vi organizzate per venire a vedere, mi fate anche il pubblico, il che la cosa non mi dispiace assolutamente. Anche conoscervi, chi ti segue, e magari se sarà una certa amicizia, fa anche molto piacere, insomma. Anche perché continuo a aspettare i vostri commenti, i vostri consigli, i vostri pareri. Quindi quello può essere un'occasione in più per avere contatti con voi. Altre novità musicali no, perché sono suonata e non canto. Novità culinarie, sto preparando piattini per Capodanno, per Befana, per Carnevale, perché nel blog dobbiamo comunque muoverci prima rispetto alle cose normali, e vi aggiorneremo nel blog con l'uscita delle ricette. Intanto oggi è uscita una ricetta divertente, che è banalissima da fare, ma è divertente lo stesso, che è la tortillas, le tortillas calabresi. Perché? Perché in Messico si mangia piccante, l'anduia è piccante, calabrese, quindi fare tortillas con l'anduia e altri ingredienti dentro, che se andate sul blog troverete, vi togliete la curiosità, è divertente, perché sembrava una l'anduia che si veste in la tortilla che si veste in maschera calabrese, l'anduia che si veste con la maschera messicana, e che
potrebbe anche essere ricetta per carnevale. Comunque, questa non è una ricetta per carnevale, è una ricetta che vi proporrò quando o per le feste successive, non certo per Capodanno. Per Capodanno vi propongo, oltre muffin, anche delle crocchette di zucchina al curry. Questa è un'ottima alternativa per i vegetariani, perché ho voluto presentarvi due antipasti di pesce e un antipasto vegetariano, perché chiaramente è anche capello per loro. Sulle preparazioni vegane, onestamente, non, come dire, mi è difficile, perché non è una cucina, la vegana, quella vegana non è una cucina che faccio. Comunque, per queste crocchette di zucchina curry ho preparato la besciamella, mettendo in meno il burro, l'ho fatto sciogliere, ho aggiunto la farina e il curry, e poi subito un po' alla volta, sempre girando il brodo, leggendo il brodo invece del latte. La besciamella deve essere qui abbastanza densa. Unirvi il parmigiano grattato, la zucchina tagliata a dadini e poi il pangrattato. Amalgamare bene il tutto e rendere omogeneo il composto. Prepari un piatto di pangrattato in una scuola basta nuovo e mette sul tavolo un po' di farina con un po' di pangrattato. Formare col composto le palline, passare la farina e pangrattato, poi l'uovo e poi infine il pangrattato e basta. Disporle su una sedia di carta e infornarle a forno preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti. Comunque controllare per spegnere che abbia raggiunto la consistenza di una crocchetta. Questi, con questo impasto, possono fare anche fritte, però dipende da quanto piace fritto. Io personalmente fritto non faccio quasi mai, e quindi preferisco farla così al forno, sono anche più leggere. Però sono dei gusti, sto disputando, e quindi uno può fare quello che vuole indiscutibilmente, senza dubbi. Vediamo invece, per fare una pausa culinaria, potremmo mettere un pezzo di teatro che ha fatto Ser. Bellino, perché l'ho visto l'altro giorno e mi è piaciuto amarti. Troppo simpatico. Ed è esattamente 8. Master of the House. È un pezzo Welcome, monsieur. See you sit down and meet the best keeper in town. As for the rest, all of them crooks, crooking the guests and crooking the books. Seldom do you see honest man like me, a gentle good intent, who's content to be master of the house, boy of the job, brandy boy and ancient, get up and fun. That's a saucy town, excel in the sun, custom as appreciated, won't be done. Rental to a friend in fine bar, nothing cause me to be nice, but nothing at you now, in there, everything's a got a little
wings, back on the mind, and then you see what time it seems. Master of the house is a worthless teacher, comfort a philosopher like that shit. Can a little girl lay like a day? It needs to cry to love about the moment. Motherhood, cheek of nature, that can be worth such a load. God bore a lusty lady with his master in the house. Master of the house! Master of the house! Come on, come on, come on, come on, love! Come on to the floor, come on to the grave. You will be so tired, let me know with me. Everybody jumps to the door. Everybody plays this song. Everybody raise the glass. Woo! A questo applauso vorrei dirmi anch'io, perché questo video mi diverte troppo, un po' onestamente. Vediamo però cosa accade oggi, il 27 dicembre, nei vari anni. Allora, partiamo da partiamo dal 1509, dove nel castello Aragonese di Ischia la poetessa Vittoria Colonna sposa il marchese e condottiero Davalos. La razza delle due famiglie è fatto sì che il matrimonio venisse combinato con due bambini e celebrato quando si doveva raggiungere i 19 anni. È invece interessante nel 1612 Galileo Galilei annota la prima osservazione conosciuta del pianeta Nettuno, poiché in prossimità del proprio moto apparente retrogrado, Galileo lo considera stella fissa anziché pianeta. Nel 1831 Charles Darwin salpa da Plymouth a bordo dell'HMS Beagle, comandata da Robert Fitzroy, scusate la pronuncia, per spedizione intorno al mondo che gli consentì di effettuare con comodità e ampia disponibilità di tempo una lunga serie di rivoluzionarie ricerche naturalistiche. Altra scoperta interessante che per la prima volta, 14 anni dopo, si fa ricorso all'anestesia per il vero del parto. Il dottor Crawford William Long somministra con successo dell'essere a una paziente, dopo averne avviato l'utilizzo al settore di chirurgia già da 3 anni. Invece novità dello spettacolo, novità su 1903, quindi novità di 120 anni fa, il compositore Puccini completa la stesura di Madame Butterfly. L'opera è in 3 atti, chiesto 2 anni e mezzo di lavoro e un gran modo di documentazione su usi e costumi nipponici. Nel 1908 il quotidiano Il Corriere della Sera ha rivendicato un supplemento interamente dedicato ai bambini come il Corriere dei Piccoli.
il proprio insieme a fumetti. Nel 1945, in seguito a quanto stabilito lo scorso anno precedente, con la conferenza di Bretton Woods, viene istituito il Fondo Monetario Internazionale, FMI, e di quelli fanno parte inizialmente 44 paesi che oggi che firma l'accordo proprio quel giorno, di 78 anni fa. Cosa importante storica per noi, invece, che nel 47, dico Nicola, capo provvisorio della Repubblica Italiana, promulga la Carta Costituzionale Italiana, che viene pubblicata il giorno stesso sulla Gazzetta Ufficiale in edizione straordinaria. La Costituzione entra in vigore nel 48, quindi l'anno successivo. Nel 68, ammalando l'Oceano Pacifico, si conclude la missione spaziale Apollo 8, la prima di aver portato esseri umani in orbita lunare, la missione di Frank Borman, Bill Anders e Jim Lovell, è durata 6 giorni. Una cosa grande che è successa nell'83, Papa Giovanni Paolo II, Wojtyła, si è capitato al carcere romano di Libia e per incontrare Allegra, l'uomo che due anni e mezzo prima, si sparò in Piazza San Pietro, ferendo gravemente. E altra novità importante, storica, che riguarda l'anno successivo è che il primo ministro britannico Margaret Thatcher vince per il terzo anno consecutivo il titolo di donna più ammirata negli Stati Uniti. E per le donne questo è stato una bella cosa. Cambiando tutto il settore musicale, nell'85 il cantante di Don Juan, Samuel Le Bon, invita le classifiche musicali di tutto il mondo, sposa la modella Jasmine Parvin, alla presenza di cui mi c'è parente avvisati del matrimonio un giorno prima. E in partenza da Lune di Miele, lei dice che è l'unico, il suo unico ragazzo. Sono contenta per lei. Dal momento che quegli anni erano 9 anni, per me comunque, questa blondonna e stando a ballare, proprio sono a ballare, ma quello è un discorso a parte. Nel 1999, l'equipaggio dello Shuttle Discovery rientra sulla Terra al termine della missione di riparazione per il telescopio spaziale Hubble. La navetta a partire dal 20 dicembre al centro Kennedy in Florida. Il fare sono dopo quasi 8 giorni, atterrando sulla pista dentro al centro di partenza, nel centro di partenza
alle 8:47 locale. Notizia, questa politica è bellissima, ma purtroppo, come si dice, può in qualche modo, insomma, in qualche modo si tratta di situazione. Israele avvia nella striscia di Gaza l'operazione Primo Fuso, con l'obiettivo di colpire, no, ho sbagliato, vabbè, con l'obiettivo di colpire l'organizzazione di Hamas. L'azione proseguirà fino al 17 gennaio. Nel mondo islamico sarà definita massacro di Gaza per il numero di vittime. Più di 5 feriti. Mi scuso, ma non è un tempo che ho letto velocemente. Nel 2020, purtroppo, l'Italia apre la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 insieme agli altri paesi europei. È un avvio simbolico perché sono solo 9.750 dosi arrivate ieri a Roma dal Belgio. E se vi hanno immunizzato il primo paese in Italia. La campagna vera e propria inizierà il giorno dopo, con l'arrivo di 460.000 dosi di Pfizer e BioNTech a settimana. Ora ci segno il Covid in giro. Speriamo che finisca subito. C'è mica che fa la stessa che sta passando in questi giorni tra presunte influenze, ma noi siamo tra la freddura una cosa e un'altra, che poi la sta diventando massa. Il problema di oggi è cos'è mai un tamburo se nessuna mano lo suona? C'è un discorso dell'utilità e l'inutilità. Se tu prendi una cosa, un tamburo, per suonarlo, serve. Ma se poi lasciarlo dalla parte e non utilizzarlo, quindi non lo suoni, che tamburo è? Cioè, o non è un tamburo o l'hai preso inutilmente. Quindi conviene procurarsi le cose che in realtà poi ci servono e usiamo, altrimenti non ha senso prenderle, perché assumono, perché non hanno senso di rimanere a casa senza poterle utilizzare. Terza e ultima ricetta che pongo oggi, divertente, sono i cocconi con la mousse di gamberetti. Quindi stendere la pasta sfoglia, tagliare la striscia con la rondella per la pizza e girare queste strisce su dei coni, di quelli da forno e alluminio. Metterli in forno preriscaldato per 20 minuti a 200 gradi e quando sono pronti aspettare che si raffreddino. Mentre si raffreddano i coni, si riparano i gamberetti e la mousse, quindi la posso friggere all'aglio intero nell'olio e successivamente versarci i gamberetti e cuocere per pochissimi minuti, perché i gamberetti hanno bisogno di essere solamente scottati.
Prendi il fornello, togli il chiaro che ammetti, e amalgamare sui ambetti e un greco. Mette il composto della crema in una secca posta, togliere, quando sono raffreddati, staccare il cono dalla pasta sfoglia e riempire questa pasta sfoglia con la crema messa nella secca posta, con la mousse. Vuol dire finire il cono guarendolo con un gamberetto intero e un po' di prezzemolo che completa come gusto, ma gli dà anche un tocco di colore diverso, per cui il piatto è più... più dell'occhio, più divertente, ancora più simpatico, a mio avviso. Ragazzi, mi dispiace che la serata stia finendo così, ma capite benissimo che tra persone che si chiamano una cosa o un'altra non è facilissimo. Intanto devo mettervi un altro video di sé, che è la nostra sigla, e questo metto a proposito dell'esperimento che fatto oggi in cucina, e lo metto anche a proposito dell'esperimento di ieri le tortiglie calabresi, perché come ho detto, come vedete, quegli esperimenti sono pazza e non me ne frega niente, anche perché assaggio io. Assaggio, mamma, che contento di assaggiare. E le cose sono buone, quindi a un certo punto le presento, perché sono veramente buone, sono simpatiche da presentare, e poi sono esperimenti. E se vuoi un piatto, come dire, sono pazzo, non è niente. Vieni, c'è la canzone giusta per te. Spiritoso, cantatela tu, Ser. Io me ne tiro fuori. Sono un pazzo e non mi frega niente degli studi fatti sulla mente. Sono diffidente, non mi chinerò ai loro voti e non mi venderò. Sono un pazzo e non mi frega niente del sistema in tutto l'Occidente. Sono dissidente, non mi chinerò ai loro no e non mi fermerò. Quello che io sento dal profondo, quando mi rivolgo a tutto il mondo, non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire faccia chi ti dà del matto, fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente e non mi chinerò ai loro voti e non mi fermerò. Tutta la fortuna che mi manca, io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e piaccia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o inventiva che possa compromettere la partita IVA. Sono un pazzo e non mi frega niente degli studi fatti sulla mente. Sono diffidente, non mi inchinerò, è loro che non mi fermerò.
SDR, il codice fiscale, quella cosa strana che si legge male. Fai del bene, dimentica il giusto, puzza di bruciato, fai solo usto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli ha tirato la cinghia stretta. Sono un pazzo e non mi frega niente dei giudizi espressi dalla gente. Sono irriverente, non mi chinerò e loro culo e non mi fermerò. Sono un pazzo e non mi frega niente del sistema e tutto l'Occidente. Sono dissidente, non mi chinerò e loro no e non mi fermerò. Ragazzi, avete qualche consiglio, qualche... Voi cosa fate di bello a Capodanno? Raccontatemi. Io probabilmente starò a casa perché non credo che abbia nessuna voglia di far nulla, perché tra malati o presunti malati siamo in pochi in qualche modo. Se la giornata è come oggi siamo pochi, se nel frattempo guarisce qualcuno di fare qualcosa non lo so. Intanto buon capodanno, buon fine anno, buon inizio dell'anno nuovo. Noi ci vediamo sicuramente il mercoledì prossimo, il 3, sicuramente. Spero che ci vedremo, che ci vediamo anche il 31, mattinata. Ho una pausa culinaria. Se no, se no ci viene il primo pellegrino serrano. Il 31 penso di sì. E spero che nel frattempo serve rischia, perché oggi non sto convinto inizialmente. Non sentiva voi venire online, si è messo a letto e non sentiva bene. Quindi speriamo che mercoledì prossimo sia meglio. Non credo abbia il Covid, però non mi sente bene. E quindi tu se non si sente di venire, non viene. E ve lo saluto. Perché so sicuramente che mi manca. E ci vediamo il 31 mattina. Non so se mi lascio bene, a 1. Ciao ragazzi!